Benvenuti sul calderone di Sara. Oggi vorrei proporvi un pesto di nocciole, mandorle e semi di zucca con cui condiremo degli spaghetti. Come prima cosa, a meno che non le abbiate già sgusciate, sgusciamo le nocciole e le mandorle. A questo punto versiamo in un mixer le nocciole, le mandorle, i semi di zucca, il formaggio grattugiato e il latte. Frulliamo quindi a tutta velocità molto bene fino a che il composto non risulterà molto fine. Ed eccolo qua, una volta pronto possiamo mettere sul fuoco una pentola d'acqua a bollire e quando sarà a bollore potremo aggiungere gli spaghetti. Versiamo quindi il nostro pesto in una pentola bella capiente e appena la pasta avrà lasciato un po' di amido aggiungiamo qualche cucchiaiata d'acqua al nostro pesto in modo da renderlo più fluido e l'amido della pasta farà anche in modo che il nostro pesto si amalgami molto bene alla pasta. Quando la pasta sarà cotta, scolatela e versatela nella padella. Dopodiché, se riuscite, fatela saltare, ma questa padella è pesantissima e quindi io mescolerò per bene con un mestolo di legno. Ed eccola qua, pronta per essere servita. È veramente molto buona. Io vi consiglio di servirla con una bella spolverata di formaggio grattugiato sopra. Nel qual caso video vi fosse piaciuto lasciate un pollicino in su per aiutare a me e al mio canale a crescere. Se vi va commentate, se volete iscrivetevi. Io vi mando un grandissimo bacione e spero di rivedervi nel prossimo video. Ciao!